mo gli faccio il cucchiaio. In principio fu il calcio, lo sport che più di tutti unisce e che più di tutti divide. Era la semifinale degli europei del 2000 e il cucchiaio di Francesco Totti costò agli olandesi l'accesso all'ultima sfida, quella che in un campionato da padroni di casa e da favoriti avrebbe potuto portarli alla vittoria. Se fino a qualche settimana fa la rivalità tra Italia e Olanda era incarnata da quel pallonetto, oggi il duello tra azzurri e arancioni ha il volto serio e inflessibile di Mark Rutte e stavolta lo sport non c'entra. È cruciale uscire da questo incontro con un risultato che garantisca che ci saranno le riforme nei paesi che sono ancora indietro. Il perché l'Olanda si fidi poco di noi lo spiegò qualche anno fa, era il 2017, il ministro delle finanze olandese Dijsselbloem in un'intervista. All'epoca era presidente dell'Eurogruppo e senza troppi giri di parole disse che i paesi del sud Europa non potevano spendere tutti i loro soldi in donne e alcol e poi chiedere aiuto. Quello che ho detto io è che la solidarietà va di pari passo con la serietà degli impegni. Non un centesimo all'Italia, recitava qualche giorno fa un cartello sventolato dal leader dell'opposizione olandese Geert Wilders in occasione della visita di Giuseppe Conte all'AIA. Come dire, cambiano gli slogan, ma la sostanza rimane la stessa. E su questa sostanza Rutte potrebbe giocarsi anche la propria rielezione, perché in Olanda il prossimo anno si voterà. La gente comune, come questo Netturbino, oggi gli chiede fermezza. Mi chiede come va, come va, come va. Nella storia recente del duello Italia-Olanda c'è stato anche il caso Sea-Watch, la nave battente bandiera olandese che la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha proposto persino di affondare. O l'Olanda sta avviando un atto ostile nei miei confronti, se fazione si fanno sbarcare, l'equipaggio si arresta e la nave si affonda. Dopo tanti scontri si gioca ora forse la partita più difficile. In ballo non c'è la finale degli europei, il calcio totale degli olandesi contro il catenaccio azzurro, ma il futuro dell'Europa. E potrebbe non vincere nessuno. Gli olandesi devono capire, ma se succede una grande crisi, ma a chi vendono i loro tulipani?